specie sono state catturate di questi siluro giganti che si trovano nel lago di Garda. Già la truppa, la spedizione di Jeremy Wade aveva evidenziato questo fenomeno, ma aveva catturato questo pesce siluro però nel micio praticamente, e quindi non si sa che rilevanza abbia avuto questa trasmissione, dire che nel micio c'è questa specie di pesce siluro gigante come oggi si vede che si trovano nel Garda. Si può dire invece che allo stato attuale queste due, diciamo, catture che sono state effettuate proprio nel basso lago vanno a confermare che la tesi che il lago di Garda è ricca di queste specie. Specie certamente difficili da catturare, ma che diciamo sono mai hanno invaso, diciamo, i nostri fondali. Il fatto è che, perché sono difficili da catturare, perché vivono soprattutto nei fondali e vanno a cacciare di notte, sono specie che vanno a predare la notte e arrivano sulle rive per mangiare dei mammiferi, grossi mammiferi tipo anatre, topi, ratti, pantegane, ecco, nutrie, e quindi i pescatori difficilmente possono avvistare questi pesci siluro perché si muovono proprio nelle profondità e le reti non riescono a raggiungerli. Infatti queste catture sono state effettuate nel basso lago, sono state effettuate attraverso delle fiocine che hanno, grazie al SUBA, riportato alla superficie questa specie, diciamo, che è enorme e che diciamo, molte volte può dare l'idea, se quando raramente viene in superficie, l'idea di qualcosa di siluro che si muove come un serpente sulle acque del lago di Garda. Quindi il discorso del mostro del Garda, del mostro del Garda, può essere identificabile con questi siluro che si muovono, queste specie di pesci siluro che si muovono in queste acque, e altresì magari con delle specie di storione che magari non sono state ancora individuate compiutamente. Noi provvederemo in futuro certamente a segnalare altri di questi avvistamenti, e se ci sono altre di catture di questa tipologia saremo sempre lì per cercare di evidenziarle, per far capire come il lago di Garda sia un ecosistema complesso che nasconde nei suoi fondali, che sono smisurati ma non certo immensi, delle specie che fino ad oggi non sono state evidenziate, e magari anche altre specie di piante acquatiche che di difficile individuazione perché vivono nei fondali. Basta far conto che nella zona tra Marcese e Brezzone il lago di Garda raggiunge 350 metri. Un mondo che noi, per noi è difficile da vedere, ma che può sempre rivelare nuovi misteri.